Salve a tutti ragazzi, benvenuti un nuovo video tutorial di Honor Red Oggi spiegheremo come su Osiris funzionano le nuove casse Da oggi noi non useremo più queste qua perché non possono essere loccate con i cartelli Come una volta, ma ci saranno questo tipo di casse e vi mostrerò come funzionano Prima di tutto è una cesta, se volessimo faccio notare la prima cosa più importante Che è una cesta di legno normale a 3 slot questa qui ne ha 4, quindi è più spaziosa e può inserire più oggetti. Intanto vi spiego come funziona effettivamente uh, bloccare la cassa, un po' più realistico in questo caso, vi mostro. Prima di tutto, shiftiamo, tasto destro sulla cassa e mettiamo il lucchetto. Poi abbiamo delle varie chiavi, queste chiavi sono nere se vedete, se noi andiamo a fare shift, tasto destro, questa chiave diventa colorata e in più eh, la chiave dice quale chest ha bloccato e in quale posizione. Quindi tasto destro, tasto sinistro, vedete si chiude si apre. E adesso la cassa non si può aprire, assolutamente no. In questo caso vi chiedete: "Ma come posso effettivamente poi cambiare il nome di questa scatola?" Semplice. Con l'incudine andiamo qui, posizioniamo la chiave Andiamo a modificare il nome, in questo caso stazione di polizia e abbiamo una chiave che letteralmente funziona per questa cassa. E in questo caso ogni chiave funziona per una cassa. In questo caso non vuol dire che non si possono formare altre chiavi, anzi in realtà potete, formare, potete fare altri doppioni come vedete. Ci sono adesso due chiavi che aprono questo baule, ok? Per evitare comunque di avere l'inventario pieno di chiavi esiste questa chiave e vi fa, spiego come funziona. Andiamo a aprire la cassa e facciamo la stessa cosa come se fosse una chiave. Se avete visto, si è modificata. Ok, e quindi questa cassa può essere aperta e chiusa anche da questa. Ma rispetto alla chiave normale, ha un'altra funzione e vi spiego subito. Se noi mettiamo un lucchetto adesso, noi prendiamo questa chiave, vedete. Io con questa posso aprire e chiudere entrambe le casse. Quindi no, non c'è bisogno di avere per forza una singola chiave, ma si può fare questa che effettivamente vi dà la possibilità di aprire più casse. Ha ah, ovviamente un limite, può aprire da, mi pare, 4, 5, forse 6 casse. Questo vedrete voi quando proverete. La differenza è che io lo uso come... Uh, chiavi principali. Però, sinceramente, preferisco farmi una copia delle casse. Vi chiedete perché, in caso, magari può succedere, che muori in modo inaspettato, anche se non stai facendo cose pericolose, hai delle copie che possono effettivamente darvi la possibilità di riaprire le casse. La, la seconda domanda che probabilmente vi farete: è Dove metto le mie casse le mie chiavi uh, di riserva? Raga, land chest. E le mettete qui Sicuramente la terza domanda è E dove le trovo le end chest? Le devo craftare io? No ragazzi, non c'è bisogno Perché le troverete assolutamente al comune Ci sono 4, chest, 4 end chest Le troverete lì E quindi avete il punto di riferimento Poi se ve la fate in modo privato è un altro discorso Detto questo vi ho spiegato un po' come funzionano uh, le chiavi Penso che sia abbastanza chiaro e se ci sono dubbi ovviamente beh, fatemelo sapere cercheremo di aiutarvi il possibile vi ho spiegato un po' effettivamente come funzionano le chiavi adesso passiamo alla cosa più interessante e anche più semplice in questo caso che riguarda lo shop lo shop anche questo è cambiato non ci sarà più uh, l'omino ma ci sarà appunto uh, questo qui e vi faccio vedere come funziona Prima di tutto noi andiamo a fare, piazziamo il blocco Quando lo piazzate diventerà automaticamente solo vostro Nessuno lo può spaccare né fare altro Prima cosa noi andiamo a inserire il prezzo del prodotto che volete comprare E poi l'oggetto che vendete Come vedete adesso con 16 monete potete comprare il pane Servirebbe un'altra persona per farvi vedere come funziona Ma uh, vi assicuro che funziona effettivamente E vi spiego poi come raccogliere le cose all'interno se andiamo a cliccare tasto destro come vedete noi stiamo inserendo altra merce ma come faccio a sapere effettivamente quanta merce c'è all'interno eccetera c'è questo questo vi permetterà di capire effettivamente quanta roba c'è ora vi faccio vedere come vedete sto inserendo altro pane ok voi vi chiedete ma come faccio a sapere se ho messo il numero giusto all'interno quanto spazio c'è allora, lo spazio è infinito, come anche per eh, i soldi all'interno, è infinito, ovviamente. Il problema sta nel fatto che l'unico problema che magari potete immaginare è che se mettete 10.000 cose, dopo 10.000 cose nell'inventario non vi entrano, quindi sono a terra. È ovvio che bisogna limitare. Come faccio a capire effettivamente di limitare? Allora, io sinceramente preferisco fare così. Sicuramente in questo modo non rischiate di riempire troppo, tanto come sapete potete anche farvi conti, ma effettivamente la linea serve proprio per capire quanta roba state mettendo. E non riempie l'inventario, dovrebbe teoricamente essere letteralmente una striscia del vostro inventario, massimo 2, quindi avete la possibilità di non rischiare di perdere le cose a terra. E vi faccio vedere quest'altra cosa poi. Noi andiamo a metterle dentro. Scusatemi. Ok, si è buggato questo pane. Ah, perché lo stavo mangiando forse. E ho buggato. Vabbè, comunque andiamo in modalità uh, survival e vi faccio vedere. Come raccogliere gli oggetti? È semplicissimo, sempre shift. A posto di cliccare il tasto destro, una volta tasto sinistro. E vi ha dato anche uh, la striscia indietro. Ah no, la striscia c'è, scusatemi. La striscia rimane, ok, fissata. Sono anche io nuovo per queste cose, quindi abbiate pazienza. Come vedete, la striscia rimane, tutto rimane. Se volete prendere il negozio, uh, dovete fare tasto sinistro. Come vedete, questo è il pane che ho aggiunto. Vedete, sono tutti questi stack. Quindi praticamente vi dice, guarda avete riempito il negozio con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stack. È ovvio che se in questo caso io dovessi mettere un pezzo di pane, ok? Una moneta e un pezzo di pane, se io vado a fare così, si riempie subito la barra, perché sto vedendo un oggetto.

Un'altra cosa che sicuramente vi state chiedendo è Come faccio a togliere il negozio Semplice Shift Tasto sinistro Eliminate gli oggetti Tasto sinistro Riprendete la vostra, il vostro simple shop Molto semplice Nulla di così complesso Vi faccio vedere effettivamente Un tipo di shop eh, Di un negozio Un shopping Per esempio il mio Se vedete ragazzi Qui potete trovare ogni singolo oggetto Vedete Guardate come è fatto e come funziona. Rispetto a villagers, uh, ha sicuramente un impatto quando vieni capisci cosa stai comprando. Rispetto al villager, cosa stai facendo, molto più chiaro. È ovvio che rispetto al villager, però, occupa un po' più spazio. Ma la cosa che vi aiuta, però, è il, la questione di spazio del vostro negozio. Ho queste tre casse, letteralmente ho metà di cassa occupata, le altre sono vuote. Quindi lo spazio nel negozio per quanto riguarda le casse è molto più ridotto, quindi meno casino. Ma è ovvio che così ai vari negozi si capisce, vedi tutto, magari però occupa un po' di spazio. Io che vendo più merci potrebbe essere magari troppo, uh, prende troppo spazio, ma in realtà, se è un negozio grande, non è un problema. Già se andiamo a un negozio come quello di. Andiamo di qua, questo è molto più semplice. Un negozio tipico del nostro caro nostro caro uh, apicoltore a lui ne ha bisogno al massimo 5, quindi non sono negozio è molto più facile, molto più tranquillo da vedere. Cioè, in generale è molto più semplice, no, non ha quello, quello spazio occupato così in modo. Gigante. magari per un fabbro, per un falegname è un altro discorso ma quello si risolve comunque con l'organizzazione detto questo ragazzi questo era un piccolo tutorial perché spiegare a ogni singola persona non è facile invece così magari se, se dovessi avere dubbi o magari non sapete come si fa adesso lo sapete come, sapete come fare fate attenzione ovviamente alle chiavi io me ne sono ordinate tutte nell'end chest Meglio, vi dico che è meglio perché così non rischiate di perdere uh, le, vo le vostre cose, le chiavi che sono molto importanti, che dopo spaccare il lucchetto non è proprio facile. Detto questo, grazie a tutti per la visione.